Salve a tutti ragazzi, benvenuti insieme in questo nuovo video di Wolfenstein The New World. Ho deciso di mettere questa schermata qui ogni volta, così me lo ricordo, perché se me lo dimentico sempre. E quindi andiamo dalla nostra topina. C'è una lettera. Entra. Sì, entro. Cosa c'è qui? Fammi leggere. Dice, scoperti i nuovi depositi di calcare in Croazia. Ancora? 1960, a pochi chilometri a nord di Belica, in Croazia, è stato scoperto un ricco deposito di calcare. Il geologo che ha valutato il sito afferma che contenga abbondanti quantità di una specie composta di una speciale composizione calcarea molto adatta alla produzione del supercemento, il materiale usato dagli architetti del Reich, Reich, per costruire i nuovi edifici. Potrebbe trattarsi della più grande scoperta dei nostri tempi, ha commentato il geologo interpellato. Questo è similare alla articolo che aveva visto, che la tipa aveva trovato una nuova cava, che sia un'altra ancora, sempre in Croazia. Ok, non posso fare altro, c'è solo un letto, un bagno. Beh, il letto è grande, matrimoniale. Ok, diamo il caffè alla tipa. William. Sì? Sì. È per me? Beh, certo. Sì. Oh, il caffè è tornato sempre schiumoso, però è tornato a essere di colore normale. Sai che c'è solo un letto. Quindi dormi per terra, te? Sì. Maialina. È un problema dividerlo. Vedo che non è un problema. Accidenti se si è adagiato bene su quel letto. A volte è Natale. Natale sì. A volte un compleanno. È tutto quanto questo. A volte distruzione. Sofferenza e morte. Ed è che sta cercando di sedersi. Non ci riesce. Qualcosa di buono. Ok, perfetto. È stato una scena molto toccante. Va bene. Dort haben wir exakt 2 Stunden Aufenthalt, bevor wir in Richtung Zagreb weiterreisen, unserem endgültigen Reiseziel. So dove andare. Come entrare nella prigione di Eisenwald. C'è un albergo nella stessa via della polizia segreta. Ma si visita da tempo record. Ma lo siamo più sul tutti. Treno? Bene. Il quartier generale della polizia segreta è famoso. Ci portano i prigionieri per interrogarli. Li torturano. Poi li riportano alla prigione di Eisenwald. Se sono ancora vivi. Succede qualcosa. Arriva un trasporto prigionieri. Calma. Vieni, presto! Arrivo, prima fammi vedere se c'è qualcosa. Insomma, sì. È una stanza così vuota, non c'è niente. Oh, c'è qualcosa. Prigioniero in fuga, divorato da Patzenberg. Berlino, 12 ottobre 1960. Settimana scorsa, un prigioniero che tentava di fuggire da Eisenwald si è ritrovato a finire letteralmente nello stomaco della bestia quando è stato divorato vivo da un Panzerden di guardia. Le guardie hanno provato a estrarre il prigioniero dalle fauci metalliche dalle fauci metalliche del Panzermund, la superiore tecnologia del Reich ha reso inutile il tentativo di salvataggio. Il prigioniero non era niente. Il prigioniero era un assassino e uno stupratore condannato, e nessuno piangerà la sua dipartita. Vabbè. Quindi non c'è più niente qui? Sì, rilassati. Mamma mia, che ansia. Mettono tutti ansia qui. Preleveranno qualcuno. Prova come salire sul tetto di quel trasporto prigionieri. Nasconditi lì sopra e arriverai alla prigione di Eisenwald. Ok. Io distrarrò la guardia in modo che non ti veda. Oh, beh, un bacino, dai. Ciao, un corvo. Fantastico. Bisogna riconoscerlo. Ai nazisti non manca la vanità. In effetti, no. Oh, ciao. Adesso è bello carico lui, anche se si è caricato. E siamo a posto. Vediamo quanto ho perso nella scorsa try. No, dei talenti, scusa. Ho perso un codice Enigma e un stafilococco lì, come si chiama. Vediamo poi i talenti, cosa mi manca. Mi manca uccisioni da ripari con pistole. Queste le devo fare. Queste qui siamo a un terzo.
32, 64, che è un terzo, siamo un sesto. Quindi sì, questi qui siamo abbastanza vicini. Questi qui, questo devo farlo. Devo fare 5 incisioni furtive con il coltello da lancio quando lo avrò. E quindi sì. Ok. Ok, andiamo pure qua, vediamo cosa c'è. Non c'è nulla. Ci sono due articoli? No, ce n'è solo uno. Vediamo cosa dice. Allora, serial killer a piede libero. Si sospetta coppia di assassini. Berlino, 11 ottobre 1960. Secondo fonti vicine alle indagini, la serie di omicidi che ha funestato la città negli ultimi 2 mesi potrebbe essere opera di un degenerato duo di assassini. Finora sono. Scusate, sono state uccise 5 persone. Ogni vittima è stata trovata dilaniata e sparsa per le fogne. Wow. Testimonianze a oculari parlano di due strani uomini con ogni probabilità disturbati mentalmente e fisicamente, che sono stati visti a girarsi nei pressi delle scene del crimine. Non sembrano normali essere un. Es Normali e onesti cittadini di Berlino, beh, insomma, afferma uno dei testimoni aggiungendo, devono essere stati loro a compiere questi terribili omicidi. Le supposizioni sono a zero. Allora, sono entrato qua solo per leggere, ma probabilmente c'era qualcosa che avrò preso nella data trai, quindi sì, tanti saluti a Piffero. Ok, scendiamo. E via! Questa è lei? È Ania? Dovrebbe essere Ania, sì, Ania. Vediamo un po' qua cosa posso facere. Devo entrare lì. Non posso fare altro. Questo qui lo sta tenendo occupato perché così non mi veda. Va bene, ok. Perfetto. Ci siamo. Vai! Che cosa gradita! Allora, vediamo un po' così. Così. Perché ricordiamoci che a volte questo non viene fuori, non si sa perché. E quindi sì, insomma, dai. 130 di vita non è malo. Sono abbastanza contento. Perché almeno così. Insomma, sì, volevo dire questo. Avete capito tutti quanti? No? Insomma, è stato chiaro. Allora, vi ho detto che ne è rimasto uno di questi cosi collezionabili. Sì, un trofeo. Un trofeo. Guardiamo bene. Ah, a parte che qui c'è un'altra cosa. Ecco, vedete, la cosa più importante poi non l'ho presa. Accidenti. Ah, mi ricordo di questo. Sì, in Gadget curioso, effetti. inutile senza batteria. Esatto, è inutile senza batteria, ma adesso la batteria la prendiamo perché è questa. Presa. Voglio vedere se effettivamente c'era qualcos'altro qua. Però non vedo niente. Purtroppo. Cavoli, mi sarebbe piaciuto trovarlo questo cavolo di coso. Non capisco perché nella mappa non mi faccia mai vedere le cose, che dovrebbero essere anche facili da trovare. Vediamo un po'. No, questi non si spostano, quindi o si vede a vista o si vede a vista. Vai. Ok, adesso la vado a Batteria ricaricare. scarica, Sì, devo andiamo. ricaricarla. Andiamo a ricaricare, non ti preoccupare, sta tranquillo. Ragazzi, sto cercando perché è qua da qualche parte, sto coso. Lo voglio trovare. Allora, per ricaricarlo era al muro. Al muro. Qua. Allora, qua si può entrare. Dopo voglio provarci a entrare. Adesso voglio provare a ricaricare sto coso. Qua. Vai. No, mouse 1 per tagliare. Ho capito, ma io voglio ricaricare. Ok, voglio andare a vedere un attimo perché se io l'ho perso vuol dire che doveva essere da qualche parte qua che non ho visto. Oh, scusate. Quindi voglio vedere se effettivamente mi sono rincoglionito io, che è molto possibile, che mi sia rincoglionito. Però effettivamente qua non c'è niente, vedete? A meno che non sia di lato, ma non mi sembra ci sia nulla. E stessa cosa presumo sia qua. Non vedo niente. Quindi non c'era effettivamente nulla che mi sono perso qua. Vabbè, pazienza. Almeno mi sono tolto il cruccio che avevo. Quindi, ok. Quindi ricarichiamo un attimo. E apriamo il tutto qua. Così. Non mi basta il tappetino, scusate. Purtroppo qua non è sensibile come quando miriamo. Ecco qua. E qui non c'è niente. Quindi di nuovo qua. La ricarico un attimo perché non so effettivamente che fine faccia. Ok, andata. Quindi qui non c'è niente. Oddio, mi è successo qualcosa. Qua non c'era proprio niente di niente. Aspettate, perché io non mi fido, lo sapete, della mia tontaggine. Ah, ce n'è un'altra anche qua. Ma no, qua non c'è niente sicuro. Qua non c'è niente sicuro.
Vabbè, è andata così. Qui potrebbe esserci qualcosa, però. Io lo voglio assolutamente prendere. Non c'è niente. Qui non mi fai salire. Sopra non vedo niente. È andata così. Forse qua c'è qualcosa. Dai, ci deve essere qualcosa. Tanto sono abbastanza sicuro che sia nascosto qua, perché è l'unico posto. Oddio. Dove non sono effettivamente andato. No, non mi fai andare. Cavolo. Oh, questo mi interessa. Vediamo se qui c'è qualcosa. Qui? Qui posso andare, dai. Dai, dimmi che posso andare. È impossibile che non posso andare. Che senso ha mettere un coso così e non poter andare? Fatemi vedere se c'è qualcosa sopra. Mi sembra strano. Scusatemi, ma lo sapete anche voi che qui ci può essere tante robe nascoste. E mi piacerebbe tanto scoprirle, ma non mi dai la possibilità. Tu, brutto e cattivo. Qui non c'è niente, vero? Allora, questo si può rompere. Non si può rompere. Niente, ragazzi, non c'è niente. Mi dispiace, pensavo proprio ci fosse, perché ho detto magari ho lasciato indietro qualcosa, ma non lo vedo. E quindi niente. Andiamo, mi dispiace. Pazienza. Qui si rompe, si rompe e si rompe. E questo non si prende. Qui non si rompe. Qui si può andare, però. Si può andare, però. Non si può più andare perché ho rotto la cassa. Ok, il finestra. Peccato. Purtroppo non mi dà niente la mappa. Maledizione. Vai. Ha salvato. Sono contento. Devo fare un bel salto, eh. Ok, ce l'ho fatta. Allora, ci sono vari punti da entrare. Io metterei che c'ho solo il coltello. E non lo posso neanche tirare. Bello. Vediamo un pochino se c'è qualcos'altro, ma... cadere non è il caso. Non vedo niente, ragazzi. Io andrei. Pazienza. Ok. Cazzo. No, ma aveva dato. Avete visto che aveva dato? Sì, ma non è giusto, eh. Non è giusto per niente. Me l'aveva dato. Oh, cazzarola. Dai. Ok. Ma basta! Porca miseria. Ok, questa è andata. Basta? Porca vacca. Porca miseria, ma sono riuscito a fare lo stealth proprio bene, eh? Ho fatto proprio stealth. Accidenti a te. Ok. Scusatemi, ma ogni volta che dico faccio stealth faccio cacate. E dopo... no, non c'è niente. Ok, andiamo pure. Andiamo qua, ho fatto tutto quello che devo fare. Qua cosa ci può essere? Ricordo vagamente che qui... oh! Cosa ho preso? Ho preso qualcosa? Cosa ho preso, ragazzi? Non mi ha detto niente. Qualsiasi cosa fosse non ne ho proprio idea. Qui non c'è niente. Qui non c'è niente. Qui non c'è niente. Probabilmente è qualcosa che mi serve da usare più avanti. È l'unica spiegazione che mi viene in mente. Qua. E quindi... oh. Interessante. Molto interessante. Mi sembrava di averlo fatto, però, sinceramente, adesso non ricordo. Sì, perché c'era qualcosa qui e l'avevo fatto, peccato. Non c'è nient'altro qui, vero? Non è che mi scappa fuori qualcosa che mi ho dimenticato, no. Purtroppo non so effettivamente se era tra il secondo, forse mi manca il terzo. Va bene, comunque l'avete visto. Oh, guardate. Se vi interessa farlo, si fa così. Allora, poi altro, devo andare nell'altra parte, perché qui sono venuto, ho fatto un gran macello, ho preso quello che dovevo prendere. Ci sono altre porte? Sì, ci sono altre porte, sia qui che lì. Allora, prima andiamo di qua, va. Mi ispira più di qua. Ok. Ma che cazzo fa questo? Non l'ho mica capita, ragazzi, eh. Boh. Vabbè. Oh, salve. Altro. Qui c'è un medikit. Perché fa così? Non si fa niente con questo. Ok, scusatemi, però mi sembrava così strano che ci fosse quel segnale. C'è un telefono. Telefono? Chi risponde? È qui? Müller, ich habe die Kreisau-Gefangenen 16 Stunden lang am Stück verhört. Diese nächtelangen Verhöre bringen mich noch ins frühe Grab.
Ich gehe jetzt nach Hause und schicke die Gefangenen zurück nach Eisenwald. Der Bus ist vorhin eingetroffen. Müller? Müller, antworten Sie! Verdammt, Müller, Sie erwarten, dass ich Sie bei jeder Kleinigkeit um Erlaubnis frage und Sie besitzen nicht mal den Anstand, auf eine einfache Transportanfrage zu antworten. Lecken Sie mich Mama, mir, lasst Sie! Sie sind eine Schande für die ganze Operation! Ich nehme keine Befehle mehr von Ihnen entgegen, verstanden? Non ho capito un cazzo. Cioè, ho capito, però insomma sì, va bene. Cos'è questo? Oh, reportage sui campi di addestramento in Siberia, Mosca, 12 ottobre 1960, situati vicino alla zona settentrionale dei Monti Urali, non lontani dai da Karasè, non so come si pronunci, i campi di addestramento dei del comando di Death Head sono considerati i più rigorosi del mondo. In una serie di reportage investigativi sveleremo come questi feroci combattimenti riescono a sopravvivere alle temperature estreme come questo li renda dei guerrieri supereroi. Non è che mi è piaciuta molto. Va bene, andiamo pure avanti. Vediamo un po' che succede. Facciamoci un punto dei piedi, perché di cacate le ho già fatte troppe. Qui ho già preso tutto, vero? Sì, ho preso tutto, mi sa. Certo che avrei gradito trovarla quella cosa, però non so esattamente dove sia. È piacere che la prima volta non ho esplorato malo, però già che ne abbia trovate degli altri sono abbastanza contento. Vediamo un po' avanti. D'altronde indietro non posso andare. Qui è fresco, quindi ci deve essere qualcuno. Sì, è qui vicino. Allora, com'era il coso? Devo ucciderlo con i comandanti. I danni effetti con la mia, uccisioni furtive con la pistola che non ho. Uccisioni furtive con i comandanti. Ok, va bene. E così siamo tre, ragazzi, eh. Ok, andata. Siamo tre. Oh, sono contento. Oddio, rilassati. Ok, cosa c'è? Primo tedesco sulla Luna, Berlino, 21 luglio 1951, alle ore 15.56 di ieri, l'astronauta Hans Amostrak è diventato il primo uomo ad avere camminato sulla Luna. Il primo contatto con la superficie lunare è avvenuto 30 minuti dopo che Amostrak e il suo copilota MH8 hanno guidato il proprio modulo lunare sul punto al punto d'atterraggio in una zona nata come conca lucente. Dopo l'atterraggio i due astronauti hanno iniziato la loro avventura sulla Luna piantando la splendida bandiera del Reich. In seguito hanno iniziato a raccogliere campioni di suolo di roccia per ulteriori analisi del loro rientro sulla Terra. Oddio, scusatemi. Ok, questo niente, vero? Questo niente, qui ci siamo venuti, mi sa, sì, sono venuti da qua. Voglio vedere, ragazzi, perché qui non ci posso più tornare, eh? Non che non ricarichi o cose del genere. Prima di uscire completamente, volevo vedere se effettivamente ci fosse qualcosa che... No! Maledizione. Cazzo! Dicevo che potevo prenderlo, porca miseria. Vabbè, è andata così. È andata male, mi dispiace, ragazzi. Ok. Ho un coltello insanguinato. Ce la fai? Grazie, molto gentile. Certo che camminare su questo coso. Come fai a non cadere? Non lo so. Ho perso 10 di vita. Wow. Vai. Siamo quasi, ragazzi, abbiate pazienza. Siamo arrivati. Sto cercando di... Ok, data. Ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, che ansia. Acciaio, pietra, chilometri di cemento. Mi chiedo se valga la pena di salvare questo mondo. Desolazione, tirannia, un nemico di immane potenza. Mi chiedo se ho ancora qualche alleato. Vorsicht! Eccoci qui.
combattete soli. E vi prometto questo. Stella! Stella! Amici, se è qui che vi tengono prigionieri, io vi troverò e vi libererò. Bene, non vedo l'ora. Oh, ragazzi, la bene. Jesus. Meglio attraversare i tetti di nascosto, non scendere a terra. Ok, vediamo un po'. Collezionabili, sono ancora in gara. Potrebbe essere che sia qua, non lo so. Però, vabbè, adesso mi metto un attimo in safe mod. Bellissimo apostolo. Eccoci qua. Così almeno siamo a posto. Ok. Oh, cavoli. Non dovrei andare da nessun'altra parte, in teoria. Perché non è che c'è tanto da fare, insomma, qui. È andata così. Vediamo un po'. Qui c'è qualcosa. Qui si può andare qui sopra. Mi piacerebbe tanto sapere dove andare. E qui, ovviamente, non dice un cazzo. Fatemi vedere, va. Non vorrei che magari mi sfugge qualcosa. Non dovrebbe, eh. Però sapete, qui non ci sono mai andato. Magari c'è qualcosa di buono, eh. Sì, tanta gente che potrebbe vedermi. Questo è l'unica cosa di buono che c'è. Ok, dai, andiamo via perché stavo già facendo la cacata. E siamo a posto. Quindi dai, alla fine l'unico posto è effettivamente... A meno che non voglia provare qua. Qui non c'è niente da salire. Qui c'è soltanto da andare qua. Cazzo, qui c'è da cadere però. E qui da dove sono venuto. Vi ricordate? Ho fatto il giro. Ok, va bene. E qui si cade. Quindi non c'è effettivamente niente. A meno che non voglia andare qua, ma... per il momento eviterei. Ok, io direi che l'unica strada a quanto pare è questa. Andiamo e poi ci esultiamo, dai. Facciamo questa uccisione... Sì, simultanea. Questa uccisione furtiva. Se c'è da uccidere qualcuno. Vediamo se c'è qualcosa qui. Non c'è niente. Io vorrei tanto trovarla, ragazzi, qualcosa, ma non so proprio dove sia. Ok, questa uccisione furtiva la voglio fare, però, eh. Non è dei comandanti, ma però pazienza. Ok, salvato, fantastico, è andata proprio bene. Ecco. Oh, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Bene, ragazzi, io direi che per questo video è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video di Wolfenstein The New Order. Vediamo un pochino di andare avanti e trovare, spero, quella cosa che mi manca. Ci trae tanto. Quindi, ragazzi, come al solito, vi invito a lasciare un like, un commento se vi piace la serie. Fammi sapere cosa ne pensate. E per adesso, vi do un saluto a Shiva. Ciao, ciao.